Allora, costruire una casa ecologica a Roma. Punto numero uno, c'è una legge regionale che se non sbaglio del 2008 che ha già fissato alcuni criteri di risparmio energetico obbligatori per le nuove costruzioni, criteri che sono entrati in vigore praticamente da pochissimo tempo perché si applicano sulle nuove concessioni, quindi tra il tempo di ritirare una concessione e tutto sono entrate in vigore, diciamo, in questo periodo. E si vuole avere almeno un kilowatt di corrente per ogni abitazione prodotto con solare fotovoltaico e almeno il 50% dei consumi di acqua calda delle case prodotti con solare termico. Quindi noi dovevamo obbedire a questo tipo di impegno. Ci siamo fatti prendere da un po' d'ambizione in più e stiamo cercando di raggiungere un livello che invece del 50% sia almeno l'80%, puntando al maggior potenziamento degli impianti. A questo aggiungiamo una cura nella realizzazione della casa, tale da arrivare a raggiungere, se ci riusciremo, la casa passiva. Quindi abbiamo chiesto intanto la certificazione a Casa Clima per avere un ente terzo che ci sostenga, diciamo, che verifichi quello che noi stiamo facendo. E poi stiamo facendo una serie di attenzioni nella costruzione di questo edificio per raggiungere questi risultati. Per ora, in questo momento, il cantiere è quello di un edificio assolutamente tradizionale, cioè in questo momento non stiamo facendo ancora nulla delle cose che cambieranno la sostanza delle cose, però abbiamo già fatto delle scelte. Per esempio, qui abbiamo realizzato la vasca per le acque pluviali, che ci consentirà di accumulare circa 30 metri cubi di acqua che verrà raccolta solamente dal tetto, perché non può essere acqua di piazzale o di giardini, perché è un'acqua che porterebbe dentro della parte biologica e quindi piano piano si eutrofizzerebbe. Poi abbiamo qui una zona di parcheggio di macchine che si vede là nel plastico, dove metteremo una pensilina per portare tutta il solare termico, in maniera che il solare termico sarà direttamente in corrispondenza con il locale impianti che è qua sotto, e quindi ce l'abbiamo separato dal fotovoltaico. Questo fondamentalmente era un fatto estetico, per non mettere sul tetto pannelli diversi con colore diverso, che sarebbe una vera schifezza, anche perché l'aspetto estetico della casa ci interessa altrettanto con la stessa passione con cui seguiamo gli aspetti energetici. E poi stiamo prestando particolare attenzione nella realizzazione del cemento armato, perché il cemento armato porta freddo dentro la casa, cioè tutto quello che sono, per modo di dire, basta guardare sta casa qua davanti, c'ha quel terrazzo è una soletta di calcestruzzo che è collegata col cemento armato interno, quindi quella è una specie di aletta di un radiatore, perché sta messa fuori, quindi d'estate si prende il caldo, lo porta dentro casa perché il cemento è molto conducente. D'inverno, peggio ancora, si prende il freddo, lo porta dentro casa e porta una non omogeneità del calore all'interno dell'abitazione, che è una delle forme di peggior vivibilità dei locali. Cioè i locali possono essere anche molto caldi, ma se hanno dei punti freddi, hanno sia delle condense e sia trasmettono una sensazione negativa alla persona che vive dentro. Quindi per esempio lì ci sarà la scala che porta su al secondo livello, che è questa scala qui, e questa abbiamo dovuto trovare la soluzione per evitare che questa parete in cemento armato entrasse dentro, per cui la scala sarà connessa con l'edificio, la parete è staccata. Lo stesso qui, c'è un gruppo scale che starà praticamente staccato dalla parte del cemento armato, proprio per evitare che il dentro e il fuori si colleghino. E per ora queste sono le cose che stiamo scegliendo oggi. Quando cominceranno le tamponature, cominceremo a fare gli interventi, diciamo, più seri dal punto di vista della coibentazione dell'edificio. Nel frattempo abbiamo concluso il progetto degli impianti, stiamo raccogliendo i preventivi per fare le scelte degli impianti, che saranno altrettanto importanti quanto quelle, diciamo, dell'involucro edilizio. E direi